Le operazioni di rintraccio e di identificazione sono durate per tutta la mattina. Si cerca di capire se all'appello manchi ancora qualcuno. Al momento sono 41 i profughi sbarcati all'alba a Santa Maria di Leuca, tutti uomini adulti arrivati nel Salento durante una traversata durata un'intera notte, probabilmente a bordo di un potente gommone. Solo uno scafo veloce, infatti, avrebbe potuto sbarcare il carico umano e poi dileguarsi senza lasciare traccia. Appena scattato l'allarme, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto assistendo al triste spettacolo di decine di persone che a nuoto tentavano di raggiungere la riva. Gli scafisti avevano preferito gettarli in mare piuttosto che avvicinarsi pericolosamente alla costa, così da riprendere il largo immediatamente. Indiani e pakistani, queste le nazionalità accertate la polizia provinciale e carabinieri di Tricase che hanno provveduto a soccorrerli. Alcuni sono stati rintracciati a terra, molti erano ancora in acqua. Per due di loro è stato necessario anche ricovero nell'ospedale di Tricase. In mattinata sono scattate anche le ricerche per rintracciare eventuali dispersi. Gli altri sono stati trasferiti nel Don Tonino Bello di Otranto.